Vi starete chiedendo cosa sia Escape City Bobs. È una sfida che si svolge nelle strade di oltre 35 città italiane e di più di 200 città europee. Riceverete a casa la scatola con il materiale necessario per poterla portare a termine con successo. Ma prima dovrete prendere una decisione importante. Scegliete quale delle nostre missioni volete realizzare. Guardate i video, leggete la sinossi di ogni trama e guardate le descrizioni sul nostro sito web. Una volta in possesso della scatola, rivedete le istruzioni per completare la missione nel miglior modo possibile. Ora è il momento di iniziare la missione. È necessario scaricare l'applicazione Escape City Bobs sul proprio dispositivo mobile. Il QR su ogni scatola attiva solo un dispositivo, quindi non sarà necessario che tutti i membri della squadra la scarichino. Raccomandiamo che non ci siano più di 4 persone per squadra e che una di loro sia incaricata di far funzionare l'applicazione sul proprio cellulare. Nelle istruzioni troverete come individuare il luogo di inizio della missione. Tutte le missioni si svolgono all'aperto e non sarà necessario entrare in un'area chiusa. È importante scegliere quando iniziare. Se giocate di notte, potrebbe essere più comodo se le strade della città sono vuote e potrete concentrarvi meglio sul vostro lavoro. La durata approssimativa di ogni missione è di 2 ore, ma dipende da voi. Non preoccupatevi se avete bisogno di fermarvi e continuare un altro giorno, è possibile. Nell'applicazione selezionate la missione e la città in cui vi trovate e se è la prima volta che collaborate con noi, dovrete registrarvi. Ricordate di usare un nome utente che nessuno ha mai usato prima e di inserire correttamente tutti i vostri dati. Una volta terminata la registrazione, scansionate il codice QR presente sulla scheda che troverete all'interno dell'Escape City Box. Si consiglia di scansionare il codice solo quando si è al punto di partenza della missione. Esistenza di competizioni tra squadre. Sappiamo che ci sono gruppi che prendono questo tipo di decisioni rischiose. Se avete intenzione di seguire questa strada, vi consiglio di scegliere un leader in ogni squadra che legga attentamente le istruzioni e i test. Dovreste iniziare allo stesso punto e alla stessa ora, in modo che la competizione sia equa e che si sappia quale squadra riesce a completare le prove per prima. Tenete presente che ci sono prove di ogni tipo, quindi arrivate alla missione preparati e con gli occhi ben aperti. Se siete un'azienda, un'associazione o un gruppo scolastico, vi consiglio di guardare il video nella sezione eventi del sito web di Escape City Box. Vi auguro la migliore fortuna per la vostra missione, squadra.